Ben ritrovati amici del Salotto Artistico Letterario di Casa Saluzzo. Sono lieta di ospitare l'arte di Giovanni del Grasso, pittore contemporaneo post-impressionista fortemente ispirato alla nota scuola di Posillipo, fondata nel 1820 dal vedutista olandese Anton van Pietrou. Giovanni del Grasso, il maestro della luce che domina le ombre, l'artefice del sapiente gioco di colori, di oli e tempere, si rivolge alla realtà, che con i suoi tratti acquerellati diventa oleografica, patinata, come una cartolina d'epoca, in cui si rievocano intensi sentimenti che pervadono armonicamente i cinque sensi. I cromatismi delle sue pitture a olio sono particolarmente vibranti, come del resto i paesaggi vesuviani, le marine, gli scorci di panorami lontani dal luogo natio, ora luminosi, ora avvolti da un fitto mistero. Ma quali sono le emozioni che si celano nelle opere di Giovanni del Grasso? Serenità emotiva? Profonda contemplazione? Fuga dall'insensatezza? Creazione di un idillio? Nei suoi dipinti l'estimatore si ritrova incredibilmente riflesso nel giardino dell'Eden e Giovanni del Grasso ben rappresenta l'artista manierista nell'accezione positiva di Giorgio Vasari, pittore, architetto, storico dell'arte aretino del XVI secolo, che intendeva col termine maniera il raggiungimento della perfezione formale e dell'ideale di bello nella sua semplicità esteticamente essenziale. E allora proviamo a chiudere la porta alla disarmonia, al caos e al Thanatos che tanto impregnano quest'epoca e apriamoci alla beltà di un dipinto del maestro della pittura en plein air, Giovanni del Grasso. Un abbraccio pittorico dalla vostra Rossella.